tre luci, quattro luci, cinque luci che si vanno a spegnere in questo momento. E via al GP di Spagna della Simulation Gold, parte molto meglio forse Pantano rispetto a Belfio, contatti dietro, un'ala che vola via, vediamo se Pantano affonda il distello, bene, che staccato una di Belfio all'esterno che mantiene la posizione, secondo Pantano, terzo Ita Duncan, quarto Trulli che riesce a sopravanzare, Trulli che scodata, perde la macchina, senti Trulli, attenzione, e va, li sorpassa sia T95 che Hotan in curva 3, che sorpassone di T7 Trulli, ottava posizione per lui. Raikkonen su Ita Duncan, vediamo se Duncan affonda la staccata, no. Raikkonen a 8 secondi. Attenzione, è molto vicino. Vediamo. Che staccatona, e Raikkonen passa. Vediamo se Ronin qua cerca di passare. Infatti, staccatona di Ronin e passa. Che è un altro. L'incrocio all'interno, Duncan. Adesso all'interno Ronin. Duncan cerca la staccatona, però Ronin passa. E dietro anche Gasly. Attenzione Gasly. All'interno. Si tocca un contatto, pochino. Contatto, gomma. Mentre Trulli passa Gasly, passa, che è andato lungo in curva 3. Attenzione Gasly, però adesso all'esterno, vediamo Trulli, sì, mantiene la posizione, lo fa, mi tira la staccatona, Duncan lascia l'esterno molto bene, vediamo se trazione meglio Duncan, sì, contatto ancora ruota, vediamo Trulli, contatto, Trulli si gira. Mentre Kimi SMC cerca di affrontare questo settore con il sorpasso su attenzione Tia contro il muro, a spaccare tutto. Attenzione, Tadanka all'interno, lo passa. Vediamo se De Kimi cerca di nuovo la staccatona, non credo, rimane dietro Ita Duncan, quinto. Ultima chicane per Belfiol, ultima curva, va a festeggiare la sua quinta vittoria stagionale del GP di Spagna, si ferma quasi sotto il muretto dei box. TST Belfiol vince il GP di Spagna.